cavoli, non finirò più. Ciao a tutte le ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video, in questa nuovissima serie, ragazzi. Oggi si ritorna, come si dice, non mi ricordo come si dice, ragazzi, però oggi si riparte, ragazzi. Oggi si riparte dopo essere passato mesi su serie ferme da chissà quanto, ragazzi. Finalmente iniziamo la nuova era del canale, l'era delle serie. Abbasso un attimo il volume, che questa musica è bellissima, però adesso passiamo un attimo, perché sennò non mi sento io. Magari vi sentite voi, ma io non mi sento. Fatevi voi, fatevi conto. Ragazzi, oggi iniziamo la nuova era del canale con le serie singolo, per quelle in cui comincio un gioco, poi lo finisco e poi comincio un altro gioco. Avete capito? Insomma, avete capito che per voi non cambia un cazzo, ma per me cambia tantissimo, perché per me significherà riuscire a seguire bene incredibilmente un gioco. Strano ma vero, fino a questo momento ho giocato sempre 3 giochi assieme, e a malapena a volte mi ricordavo cosa era successo nell'ultimo gioco, perché prima avevo giocato 2 giochi, perché avevo continuato altri 2 giochi. Oggi, ragazzi, si cambia e cominciamo in quarta con Spyro Reignited Trilogy, che, da come avrete potuto intuire sia dalla musica sia dal titolo, si tratta niente proprio di meno che la trilogia originale di Spyro, proprio il primissimo Spyro, rifatta da Activision e Transformers, come avete visto, sulla PlayStation 4 nel 2018, ragazzi. Sono tutti e 3 i giochi di Spyro rifatti con una grafica bellissima, e sono usciti nel 2018. Prima era uscita la S3, infatti qualcuno si sono chiesto già, ma perché stai facendo Spyro United Trilogy prima di Crash Bandicoot Insane Trilogy, che teoricamente è uscito prima? E tra l'altro c'è un easter egg che praticamente è il trailer di Spyro United Trilogy, perché anche 20 anni fa Spyro è uscito dopo di Crash Bandicoot, perché, ragazzi, io sono più legata a Spyro che a Crash Bandicoot. Se non so se è potuto intuire dalla trilogia di The Legend of Spyro che ho portato sul canale, ma io sono affezionata a Spyro fin da quando ero bambina. Come avete capito, ci ho giocato, come avete capito, fa parte della mia infanzia. Non proprio lo Spyro classico, per l'appunto, ma per l'appunto The Legend of Spyro. È sempre comunque Spyro, è sempre comunque il draghetto viola. Da bambina avevo anche un titolo di Spyro classico, come lo chiamo io, ovvero Spyro Enter the Dragonfly, che è il titolo più brutto di sempre. Mi divertivo da matti, però, ragazzi, non ci posso fare niente. Quel gioco lì mi divertivo, non capivo un cazzo, anzi saltavo anche i filmati, perché per l'appunto posso concordare con tutti quanti che e acclamo per una roba ghippilante, doppiaggio, però, e quindi non capivo un cazzo, però mi divertivo da matti, e soprattutto la telecamera faceva divertire, proprio quanti infatti che l'ha fatto perdere. Non ho mai però potuto giocare alcun titolo della trilogia originale, quindi quelli per PlayStation 1. E quindi quando ho sentito dire che dopo la Saint Trilogy probabilmente stavano architettando anche di fare la Reignited Trilogy, quindi insomma la trilogia di Spyro, cioè insomma avevi portato Crash Bandicoot, vuoi non riportare anche la trilogia di Spyro? Infatti l'hanno portato, il mio sogno si è avverato, finalmente ho potuto giocare tutti e 3 i giochi di Spyro, ovviamente con la grafica nuova, che non è assolutamente la grafica dei giochi vecchi, comunque sia, sono comunque tutti e 3 fatti benissimo. Allora, io direi di iniziare premendo X. Facciamo slot di salvataggio, come vedete, ecco, il mio slot di salvataggio principale è il 99%, in totale ho giocato 25 ore, 15 minuti e 29 secondi, dovrebbe essere questo. Vedete che ci sono tutti e 3 i titoli di Spyro: Spyro the Dragon, Spyro Ipsos Rage, Spyro Eye of the Dragon. E l'ultimo l'ho completato più degli altri, perché solo all'ultimo ho scoperto che si può fare un comando, si ha un comando che, vabbè, adesso vi spiegherò. Allora, andiamo subito con nuova partita e salvataggio vuoto, ragazzi. Eccoci qua, i 3 titoli di Spyro: Spyro the Dragon, originariamente uscito nel 98, Spyro 2 Ipsos Rage, che questo è il titolo americano, ricordo che in Europa si chiamava Gateway to Glimmer, che è uscito nel 99, e Spyro 3 Eye of the Dragon, che è uscito nel 2000 invece. Tutti questi titoli, ragazzi, rifatti, ed è una cosa fantastica. Tutti letteralmente sono i giochi originali, ma hanno una grafica migliore, quindi tutti quanti chiamano questa trilogia un remake, io la chiamo remastered, perché per appunto sono giochi originali remasterizzati con una grafica bella, ecco.
sostanzialmente è questo. Io direi, ovviamente iniziamo da Spyro the Dragon. Caricherò anche i filmati di gioco, ma vista la situazione che ci sono tutti quanti in casa in questo periodo, chiedo anticipatamente scusa per i rumori di fondo. Penso che farò episodi lunghi mezz'ora su questa serie e direi di iniziare con Spyro the Dragon. Ok, eccoci qua ragazzi, ecco, avete appena visto il filmato iniziale di Spyro the Dragon. Oh mio Dio ragazzi, questa grafica, io so che in molti quando hanno visto questa grafica hanno detto madonna mia come hanno rifatto i gioconi, hanno rifatto, io non ho potuto sentire questa cosa, però l'ho sentito un pochino perché per appunto ho giocato a Enter the Dragon da bambina, ricordando com'era questa grafica a confronto è il paradiso. Allora, come avete potuto intuire, i giochi di Spyro classico, come li chiamo io, in confronto a Legend of Spyro hanno una storia molto semplice. Questo è Sparks, come vedete, che come ho detto già in alcuni episodi, no, non mi pare, forse ho detto già qualche video, comunque Sparks, uno dei giochi vecchi originali di Spyro, rappresenta la vita, quindi dobbiamo evitare di essere colpiti, ecco, ciao Sparks che guarda la telecamera, con cerchio sputiamo fuoco, con quadrato carichiamo, con L ovviamente ci spostiamo, con X saltiamo e sono scesa. L'obiettivo principale di questo primo Spyro, ragazzi, è, come avrete intuito, salvare i draghi. Non mi ricordo quanti sono, sto fatto che cerchiamo di completare ovviamente il gioco al 100%, anche perché c'è un comando che è L3, dove, ecco, che per appunto è il comando di Sparks, che praticamente ci fa, che permette, se noi premiamo la levetta L, facciamo indicare a Sparks dove si trovano, Sparks ci indica dove si trovano le gemme rimanenti, quindi grazie a questo completeremo in tutti e tre i giochi, spero, al 100%. Mi ricordo che il primo completo al 100%, il secondo al 110% e il terzo massimo al 120%. Ok, ora direi di risalire e salvare qui il primo drago, che porca vacca, sono caduta e non riesco più, allora aspettate un attimo. Con, se, ovviamente se premiamo X mentre siamo in aria planiamo. E adesso direi, ecco, oddio, direi, ecco, quadrato carichiamo, come ho detto ci spostiamo più velocemente, direi salvare il primo drago per appunto. Grazie per avermi salvato, Spyro. Libera 10 draghi nel mondo degli artigiani e poi trova l'aeronauta. Ti porterà nel mondo successivo. E Nesty Nork? È a lui che sto dando la caccia. Devi prima trovare i draghi. Non posso dirti altro. Bello è che pensando che nel gioco, intanto qui, grazie, c'è la fattina. Le fattine, ragazzi, che lo fanno così ci danno i checkpoint. Questo è il checkpoint. Si prova a parlare la fattina, vediamo se ci dice qualcosa. Ecco, qui possiamo rivedere il filmato del drago ed è ok. Allora, come avete intuito sempre da qui, il gioco è veramente semplicissimo.
Qui per completare il 100% dobbiamo anche raccogliere le gemme, ecco, se abbiamo Sparks ancora ce le raccoglie lui, se no dobbiamo poi dare con altri nemici. Intanto qui c'è un troll che... aspetta, signore, già partiamo bene. Ale! Ole, volevi? No, 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 vieni qua ancora. Vieni qua ancora, vieni qui. Vieni qua. Ole. La cosa che mi ha triggerato la prima volta che ho giocato al primo Spyro qui è che non si può andare in acqua, è tipo acido, non so, tossico. Perché l'abilità del nuotare, ho scoperto che le abilità, insomma, che io ero abituata ad avere già da subito in Spyro 4, le si impara in Spyro 2. Quindi, insomma, da Spyro 2 a lì avanti Spyro può nuotare, può planare, può anche librarsi in aria, ricordo, con triangolo, solamente che... E poi può fare le incornate con triangoli sul terreno, però queste robe qui le si impara tutte in Spyro 2. E quindi, insomma, dovrò abituarmi a non avere nessuna abilità in sto gioco. Allora, qui c'è il secondo drago. Dov'è Nesting Orc? Lo arrostirò. Raffredda i bolletti spiriti, Spyro. Hai ancora molto da imparare prima. Sai cosa fa quella libellula che ti segue? Si chiama Sparks ed è qui per aiutarti e proteggerti. Tienila d'occhio e capirai cosa intendo. Ok, qui Darwin ci ha praticamente detto quello che vi ho detto io prima, ovvero che per l'appunto Sparks rappresenta la vita. Qui possiamo accendere delle mattonelle. Allora, intanto stavo dicendo, poi dopo il fatto dei draghi qui, nel primo Spyro dei draghi, rispetto al gioco... Ah, qui ho sbloccato un livello, ok. Stavo dicendo, nello Spyro originale avevo visto i filmati e i personaggi draghi erano per lo più tutti quanti uguali, per eccezione del colore, ok? Intanto lì c'è un goblin, un mostro, e attenzione, ho preso una vita... Qui ragazzi Spyro ha le vite e se muore arriviamo a 0 vite e poi moriamo, è game over, ripartiamo dall'inizio del livello, mi sembra, non da checkpoint. Adesso prima di andare in qualsiasi livello vediamo di fare questo goblin qua, mi dicono che è molto cazzuto proprio. E tra l'altro mi piace da matti la voce di Spyro in questo gioco, è tosto al punto giusto. Allora qui c'è l'aeronauta di cui ci ho parlato Nestor prima. Sì, allora l'aeronauta ci permette per appunto di visitare, di passare gli altri mondi. Dobbiamo salvare tot draghi per almeno un numero, dobbiamo avere un numero minimo di draghi ogni volta che dobbiamo viaggiare in un altro mondo. Allora, qui l'aeronauta, tipo ad esempio per arrivare al secondo mondo dobbiamo avere almeno 10 draghi, ma ovviamente io li prenderò tutti quanti. Allora, dicevo, nel Spyro bello è che mi piace un sacco anche come hanno fatto un design originale per tutti i draghi nel primo Spyro, quando nello Spyro originale tutti i draghi avevano un colore diverso massimo. Qui invece vedete che c'erano tutti quanti vestiti, che tanto è strano che Spyro sia l'unico drago a quadrupede, tutti gli altri sono bipedi, è strana come cosa. Comunque, sì, probabilmente diventa bipede crescendo, non lo so. Però vediamo questo drago qui. Ehi, Spyro, premi due volte salto per planare e non avere paura. Paura? E di cosa? Pipo, di cadere dalla vetta di una montagna o precipitare su ghiacciai preistorici? Allora, ok, abbiamo salvato Thomas. Che vedete che c'hanno tutti i design, tutti quanti ragazzi, vedete che sono tutti, ciao, tutti diversissimi. Ma anche diversi anche nello Spyro originale, però per appunto lì avevano magari il colore diverso, tipo uno era rosso, uno magari un po' più cicciottello, qui invece hanno fatto un design un po' più elaborato, perché si poteva effettivamente, perché siamo più avanti. Ok, allora, dicevo, adesso premendo Start, che qui si chiama Options, ecco, possiamo vedere la guida, ecco. Artigiani, allora, questo è il mondo degli artigiani, per appunto, come vedete abbiamo completato già il 69%, ci dice che ci sono 100 gemme in totale e 4 draghi. Ne abbiamo salvati 3 al momento di draghi, manca l'ultimo che so già dov'è.
Comunque stavo dicendo, prima di iniziare qualsiasi livello nel mondo degli artigiani e di entrare nei portali per appunto dei livelli del mondo degli artigiani, completiamo la roba che c'è nel mondo dei, le robe nel mondo degli artigiani. Allora, qui c'è un bellissimo vortice magico che ci porta su. Ok, per un attimo temevo. Ah, qui c'è il portale, ok, qui c'è il borgo antico. Su tutti dei livelli che ovviamente completeremo. Chiaramente, se vogliamo completare il gioco, Allora, qui devo di nuovo salire. Devo di nuovo salire col vortice magico. Allora, qui devo tra l'altro riabituarmi a muovere la telecamera che è fluidissima. No, l'ho aspettato un attimo. Ah, ok, per fermarmi mentre plodo devo premere triangolo, ok. Nel primo gioco triangolo non ti serve per liberare, non ti serve per liberarti in aria, ma ti serve per smettere di planare. Olè, ok. Ok, siamo a 73 gemme. Olè. Grazie per il checkpoint, signora fatta. Adesso passiamo di... Allora, qui c'è un... cavoli, qui c'è... Allora, per fare qui dobbiamo... Allora, qui per prendere quel tesoro... Dobbiamo... Da qui... Porca vacca. Dobbiamo prendere da lì, dobbiamo prendere. Aspettate. C'è questa collinetta che è fatta apposta. Alcune... Guarda che... Questo... Allora, questo sì. Allora, lo spyro... In sé per sé... Oh, ok, punto abilità. Grazie. Sì, ci sono degli obiettivi speciali qua. Guida... Punti triangolo, punti abilità, vedete, ecco ci sono, abilità, punti abilità, pagina 1, pagina 2, poi c'è la galleria. E raccogli punti abilità per sbloccare le parti 1 e 2 della galleria, che sarebbe la galleria immagini che ti fanno vedere i personaggi, i disegni dei personaggi come li hanno fatti. E bene che, allora, Spyro parte con un incipit che è fatto anche per bambini, quindi se per sé è facile, poi ci sono alcune robe che proprio veramente ti devi impegnare per fare, perché alcune parti sono difficili, anche... Se sa cosa è Crash Bandicoot, allora forse Crash Bandicoot è chiaramente, fa chiaramente più incazzare di Spyro da questo punto di vista. Spyro è veramente molto semplice come gioco. Qui allora devo andare a salvare l'ultimo drago, eccolo là. Intanto qui ci sono le pecore, che allora quando passiamo gli animali salta fuori la farfalla che solitamente ridà punti vita, cioè ridà il colore a Sparks, come avevo già detto in qualche video che Sparks quando viene colpito diventa blu, prima blu, poi verde per scompare, poi viene colpito una quarta volta e muori. Tanto qui si pulisce, Spyro manco fosse un gatto. Le pecore, insomma gli animali, quando li ammazziamo fanno saltare fuori delle farfalline che solitamente ridanno il colore appunto a Sparks oppure lo fanno rinascere. Dal secondo gioco in poi c'è una possibilità abbastanza bassa che al posto della farfallina che ridà la vita, ti ridà una vita intera. Allora, questo abbiamo l'ultimo drago. Ogni modo chiaramente c'è anche un boss, ma sono prettamente semplici per quanto riguarda questo primo gioco. Tanto qui abbiamo preso tutte le gemme e qui c'è l'ultimo drago. Si trova dietro un portale nella bocca del drago, ma non sei ancora pronto, Spyro. Completa prima una delle altre terre degli artigiani. Trovati tutti i draghi, ok. Livello completato al 100%, perfetto. Da come avete potuto intuire, ragazzi, qui c'è il livello del boss del mondo degli artigiani. Ora direi che finalmente possiamo andare a completare qualche livello. Beh, direi di iniziare dal primo che ho visto, ovvero Collina Pietrosa. Entriamo adesso direi già anche di fermare il video che siamo magari a 23 minuti. Magari adesso faremo tipo che sono due livelli a episodio. Ma questo qui che era praticamente un episodio introduttivo lo lasciamo di 20 minuti. Poi gli altri saranno lunghi mezz'ora probabilmente. Andiamo!